Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, sono Maullo941 e siamo tornati su Euro Truck Simulator 2, signori miei. Allora, noi siamo precisamente dove siamo lasciati l'altra volta, ovvero siamo sul nostro camion che questa volta è un Saab. Abbiamo la ghiaia alle nostre spalle, un rimorchio di ghiaia. Io devo solamente riuscire a capire come si cambia l'inquadratura. Se qualcuno sa fare me lo dica, così evito di andare a cercare nelle istruzioni. Dobbiamo andare da Palermo a Messina, signori. Quindi, prima cosa, accendiamo il camion. Fa un bel rumore, non so se voi lo sentite. E partiamo, signori. Seguiamo il navigatore. E partiamo, usciamo dal cantiere per prima cosa. Prima cosa dobbiamo riuscire a uscire dal cantiere. Allora, se io non ricordo male. Occhio alla scivolata. Perfetto, rallenta, zio. Allora, se non ricordo male, è così. E la freccia da questa parte. Questa è la freccia da quell'altro lato. E le sono le luci. Ah, col doppio click mi fa direttamente gli abbaglianti. Ok. Questo non so che voglia significare. P sono i tre giristalli. No. No, devi spegnere i tre giristalli, zio. Ok. Con O non mi fa niente. Ah, con I cambiamo le immagini del coso. Va bene. E luci accese anche di giorno. Non mi fa il segnalino, va bene. Abbiamo acceso le luci, raga, perché bisogna camminare anche di giorno con le luci accese. Mi raccomando. Mi raccomando, riusciamo a uscire senza fare danni. Perfetto, siamo fuori ragazzi. Allora, c'è un limite di 70 km/h. Ok, noi in questo momento stiamo andando a 40. Bene, sembra una buona giornata. Siamo in mezzo alle campagne. Siamo forse da qualche cava di ghiaia. Dovremmo essere nella zona di Palermo. Dobbiamo andare da questa parte. Freccia messa, c'è nessuno di là? No, penso ci siano i lupi. Più che altro, riesci a girare? Dai, 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 mettiamolo sulla strada giusta. Ok. Via la freccia e si va per monti e per città. Come bello passeggiare la macchina a portar. Lunedì abbiamo 3 ore e 50 per fare la consegna, raga. In teoria il video deve durare 10 minuti. Se dura 3 ore e 50 tutto il video, siamo messi male, raga. Siamo messi decisamente male. Allora, stiamo andando a 60. A 60 il limite è di... Io per guardare, signori miei, abbiamo letteralmente sbagliato strada. Io mo stavo a guardare quando stavamo andando, dovevamo girare di qua. Dico, perché non me l'avete detto? Abbiamo preso una tramvata terribile. Abbiamo preso una tramvata terribile. Va bene, ok. Dai, riparti, zio. Dai che ce la fai. Un po' campagna e campagna, ma ce la facciamo, dai. Ok. La si entra in strada, la si entra in strada. Vedo altre macchinine. Che bello, che bello. Abbiamo preso una tramvata pavolosa. Però vabbè. Succede. Allora dobbiamo girare a sinistra. Rallentiamo. Dobbiamo dare precedenza. Ok. Di qua viene nessuno. Non vedo niente, raga. Questa cosa è enorme. Non vedo se viene qualcuno da quel lato. Non viene nessuno. Gira e andiamo. Gira e andiamo. Bello così. Leva la freccia. Limite di 60. Divieto di sorpasso. Va bene. Ok. Nel nostro camion non c'è nulla, è spoglio, è un sub. Abbiamo invaso la corsia opposta, però va bene. Ciao zio, se sapessi come si fa il clacson ti suonerei, ma non so usare il clacson. Ciao zio, buon viaggio, dove stai andando te? Allora, il limite è di 60, noi stiamo andando a 75, vabbè, ma perché è discesa, diciamo che è discesa, quindi è lui che se ne sta andando così velocemente, raga. I limiti vanno rispettati, quello manco l'ho letto. Occhio, occhio, è un po' ballerino. Sono passati i carabinieri. Stiamo andando a 86 su un limite di 60. E neanche ci hanno lampiato i carabinieri. Tranquilli, se stanno a fare la strada loro. Va bene, va bene. Come bello passeggiare. Riesco a tenerlo secondo voi in questa curva? Stiamo andando a 90. Fila comunque questo camionino. Questo camioncino fila 90 con tutto che dietro ci abbiamo il rimorchio. Ma che è un piacere questo camioncino. Ma carino. Ma dove siamo in questa zona di Palermo? Non so niente dove siamo, raga. Però vabbè. Siamo da qualche parte a Palermo. Forse ci stiamo avvicinando a Palermo. Forse siamo in periferia di Palermo. Cosa trasporta questo? Un camion. Frena. Mamma mia che frenata, raga. Abbiamo inchiodato i freni praticamente. A momenti salivamo anche noi su quel camion. Facevamo il trenino. Ci si portava anche a noi praticamente. Però vabbè. Dai, è così. Come bello passeggiare. Dobbiamo andare tutto a destra, quindi freccia, la rotonda è libera. Ok, affrontiamo la rotonda.
il rimorchio ce l'abbiamo sempre dietro. Leviamo la freccia e andiamo verso l'autostrada, signori miei. Sì, andiamo a prendere l'autostrada. Dobbiamo fare tanti soldi, raga. Voglio comprarmi il camion. La benzina ce l'abbiamo? Sì. La benzina ce l'abbiamo. E siamo in viaggio. Siamo in viaggio. Ci vorrebbe la radio. Dovrei trovare il modo di poter attivare una radio. Ma di qua può venire qualcuno. Devo dare precedenza. Ma chi? Non ci sta nessuno. Non c'era nessuno. No, non c'era nessuno. Beh, meno male, meno male. Ho guardato all'ultimo momento. Pensavo fosse direttamente già dentro l'autostrada. Invece no. E invece no. Abbiamo altri 180 km da fare, raga. Devo trovare il modo di poter mettere delle musiche di sottofondo. A me no, è come se avessimo la radio accesa. C'è qualcuno che mi deve superare? No. Dai, è fatto bene però, è bello, è bello. Abbiamo la radio là sopra, occhio. Per Catania dovremmo girare adesso. Che è successo? Ho superato il limite di velocità. Ma porca di quella miseria. Ma che quanto è il limite di velocità? C'era un autovelox, raga, non me ne sono nemmeno accorto. Ma scusa, quello corre di più di me. Perché non gli prendo la multa pure a quello? Sto andando a 87 sul di... Dai, mi hanno levato 200 euro di multa. Ma non si fa così. Ma dai. Ma stiamo scherzando. Questa è stata la polizia che avevo dietro, che praticamente ha visto che sto andando più veloce. Ma se n'è andata la polizia. Cioè la polizia sta andando a 100 km orari. Io sto andando a 88. Dai, non posso mantenere i limiti di velocità. Dai. Non posso andare così piano. Andare così piano arriviamo domani praticamente. Oh, scusa zio, scusami, scusami. Stavo chiudendo la strada, uno che mi stava superando. Sembra un ubriacone alla guida. Qui? Cosa c'è? Oh, il pedaggio. Il pedaggio, andiamo a pagare il pedaggio. Fermati, rallenta, ok. Riesci a centrare perfettamente. Ok. Fermati. Premi invio. Ok, abbiamo pagato non so quanto. Ah no, ci stiamo entrando in autostrada, quindi spaghiamo dopo noi quando usciamo. È giusto, è giusto. Errore mio, errore mio. Dai, camioncino. Dai, camioncino. Dai, dai. Dobbiamo fare tanti soldi, tanti soldi. Cioè tutti mi stanno superando. Cioè il limite è 80, io vado a 60 quasi. E tutti mi sverniciano praticamente. Ma dico, posso chiamarla io la polizia? Guarda, guarda questo con la 500L. Guarda, guarda, guarda come corre. Guarda come corre. Bastardo. Bastardo. Mi stanno a superare tutti. E questo è un po' ammurrato. Questo è un po' ammurrato. Questo con la che cos'è? Una Volkswagen. È una Volkswagen? Guarda, 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 guarda. Sì, forse sì, è una Volkswagen. Guarda, guarda come... Dai, dai, guarda, quello blu... No, ma raga, ma che stiamo a fare? Il trenino. Ma che stiamo a fare? E io li risupero nuovamente tutti e due. Ok. Quello blu l'abbiamo risuperato. Ora superiamo pure quello bianco. Levati, levati, levati. Ti supero da destra. Sto andando a 87, raga. Il limite è sempre di 80. Siamo spregiudicati. Siamo spregiudicati. Lo famo, raga? Lo famo? Lo famo? Aspettate che prendo la scia. 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 Freccia. Freccia tattica. Attenzione. Stiamo andando a 88. Mamma mia, che cosa pericolosissima. Nella realtà penso che non lo farei mai una cosa del genere. Nella realtà penso che una cosa del genere non la farei mai. Mamma che stretta sta galleria. Mamma mia. Ciao zio. Mamma, guardate lo specchietto a quanto siamo passati vicini. Mamma come siamo passati vicini dallo specchietto. Ok. Via. Rientriamo nella nostra posizione. Ho fatto una cosa terribile, raga. Nella vita reale non l'avrei mai fatto una cosa del genere. Però va bene, è un videogioco. Le cose nei videogiochi si possono fare. Eccolo quello blu che ci sta superando. Ecco, si è sbarazzato sia del camion che della Volkswagen praticamente. Arriva anche la Volkswagen. Mamma, no, quella che cos'è? Una Qashqai quella che ci ha superato. Ma che carino, dai, ci sono tutte le macchine aggiornate. Che bello, questo che ci sta superando. Un'altra Volkswagen, un pulmino Volkswagen. E questo che ci sta superando, che cos'è? Una Mitsubishi forse. Dai, superato il limite di velocità. Ma che paranoie. Ah. Guarda dove erano i carabinieri, mannaggia a loro, devo comprarmi il dispositivo per vedere dove sono gli autovelox praticamente. Mannaggia a loro, già ci ho perso 400 euro, no ci ho perso 600 euro perché mi hanno preso pure la multa prima. Mamma, mi sa che gli dovrò dare io i soldi a questi qua, no, per questo viaggio, non loro a me. Dovrò pagarli io praticamente. Cioè, abbiamo un camion, mettiamo la bella freccia. Se questo si spiccia a superarlo, no, lo superiamo così alla Fast and Furious, raga. Di violenza, di cattiveria.
Ho la freccia messa, quindi non mi devono rompere le scatole. Salve, buongiorno zio, ti supero, però vai, continua così che vai bene. Io rientro leggermente in corsia, in carreggiata, mantengo la freccia perché questo davanti a noi che sta tenendo le bombole va più lento di noi, quindi questo ci supera. Ok, questo ci ha superato. No, frena, 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 porca miseria. Ma porca miseria, raga, mi stava andando a schiantare contro. Riesco ad andare lì, riesco ad andare lì. Ok. Mi stava andando schiantando contro il coso. Quanto devo pagare? Che paranoie. La precisione di questo gioco. Posso pagare? 62 euro. Pagati dal datore di lavoro. Che cosa carina. Il mio datore di lavoro ha pagato 62 euro. Ottimo. Restano gli ultimi 50 km, ragazzi. Siamo arrivati, dai. È andata bene. Oh, il tizio con la Passat, con la Volkswagen bianca, anche ancora qua. Ciao zio. Ora noi dovremmo riuscire a muoverci. Noi siamo a Messina in teoria. Siamo a Messina. Dovremmo riuscire a fare qualcosa di carino a Messina. Cercare di fare meno danni possibili. Il limite è 80, ok. Che problemi ha quello con la Passat? Perché non riesce a superare quel camion? Dico io. Che problemi hai? Pure a noi prima si era affiancato, boh, e così stava a contemplare le mosche praticamente. Dico, perché non superi le macchine? Allora, noi dobbiamo girare, quindi freccia a destra, con calma. Dobbiamo girare a questa. Noi usciamo qui, è stato un piacere, noi usciamo a questa. Vediamo se riesco a prenderla così sportiveggiante, sportivamente. Ci siamo riusciti, ok. Il limite è di 40 km/h, noi stiamo andando a 70, però va bene. Ma perché è tutta discesa, raga? Non è colpa mia. Non è colpa mia, non è colpa mia. Ok, siamo a Messina, signori miei, siamo a Messina. Rimangono gli ultimi 15 km. Dove dobbiamo lasciare questa ghiaia? Eccola qua, Messina. Ok, semaforo è verde, quindi posso andare dritto. Semaforo era verde, raga. Stiamo andando a 75 dal limite di 50. Cioè, in autostrada mi hanno preso 8.000 volte la multa. Qui non mi dice niente nessuno. Che è successo? Superato il limite di velocità. Ma perché parlo? Qualcuno mi dice perché parlo? Ah, ma porca miseria. Ok. Io devo andare dritto. Ok. Messina esplorata. Oh, addirittura. Solo perché ho visto una strada, già Messina è stata esplorata. Oh, interessante. Abbiamo esplorato Messina, signori miei. Una tacca in più nella nostra carriera di camionisti. Dobbiamo girare a sinistra. Freccia a sinistra. Oh, allora, è verde. No, di qua dobbiamo andare dritto. Chiedo scusa. Di qua dobbiamo andare dritto. Dobbiamo girare di qua. Ok. Oh, il tizio con la roulotte. Dove vanno questi secondo voi? Stanno andando in vacanza, eh? Mi raccomando, state attenti. Protezioni, mascherine e distanza di sicurezza. Mi raccomando. Questo no, non ti puoi fermare qui, zio. Dai, levati. È verde. Ma perché si è addormentato qua questo? Ma perché mi si è addormentato qua? Guarda, gli ha fatto scattare. Non ci posso credere. Non ci posso credere. Ai 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 ai, cosa stiamo facendo? Avevamo fatto tutto bene. Avevamo fatto tutto bene. Scusate, io devo passare. Scusate, salve. Non ve la prendete a male, ma io devo passare. Salve, il tizio si era addormentato là in un punto sbagliato. Salve. Frena, 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 tronchi. Ok. Tronchi. Se non lo mordico di solo a metà. No, quelle sono altre cose. No, quelle sono altre cose. No, dobbiamo andare a destra. Freccia a destra, ma quello è ancora fermo all'incrocio praticamente, quello col pulmino. Boh, non lo so. Allora, andiamo a destra, anche noi dobbiamo girare di qua. Con calma, non sbattiamo il rimorchio, bello così, ce la facciamo. Sinistra, di là ce ne sta nessuno, no, sono tutti fermi, quindi possiamo girare tranquillamente. Ok, gira, 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 perfetto. Seguiamo il nostro amico con il tronchio, lo superiamo così. Di violenza, lo superiamo di violenza. Dai, 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 arriviamo prima noi, consegniamo prima noi il materiale. Dai, dai. 2 minuti. Cazzo, allora, raga, abbiamo 2 minuti per consegnare il materiale. Porca miseria, io non ho fatto completamente caso al tempo. Mannaggia.
Non ho fatto minimamente caso al tempo di consegna. Abbiamo l'ultimo minuto per consegnare il materiale. Ma porca miseria, dobbiamo raggiungere la bandierina rossa il più velocemente possibile. Dobbiamo entrare di qua. Ah! Mamma mia, che frenata. Riesci a passare? No, vero? Non riusciamo a passare. 0 minuti per consegnare il materiale. Fai il retromarcia, mannaggia a te. Siamo in perfetto orario. Siamo in perfetto orario, non è vero? Quasi, quasi, quasi. Ma porca miseria, una cosa facile dovevamo fare. Facciamo il giro dell'isolato, facciamo il giro dell'isolato. Siamo entrati male, siamo entrati malissimo. Comunque, siamo arrivati in orario, siamo arrivati in orario. Dobbiamo consegnarlo ora e lo stiamo consegnando ora. Stiamo facendo il giro per vedere se è tutto a posto, che non ci siano ladri che ci rubino la merce. Però dico, l'abbiamo consegnato in tempo. È vero? È vero che l'abbiamo consegnato al muro. Mamma mia, che botta che abbiamo preso, raga. Meno male che il camion non è nostro. Meno male che il camion non è nostro. Ok, dobbiamo fermarci lì. Ti fermi qua, zio. Ti fermi qua. Invio. Fermi tutti. Oh, perché no? No, salta, ho fretta, fai quello che vuoi. Non voglio altri danni, per cortesia. Va bene così. Va bene così. Mamma mia, 246 km. Compenso 3.400, 3.400. Siamo saliti a livello 1. Buona così, buona così. Gasolio consumato 122 litri, 3 ore e 58 tempo impiegato. Non è vero, per fortuna siamo stati solamente 17 minuti, ma farò dettagli tattici. Detto questo, ragazzoli, io vi ringrazio per aver guardato questo video, vi ringrazio per i like, per i commenti e per i consigli che mi darete. Noi ci vediamo sempre qui sul canale per un prossimo video. Bella raga, ciao!